Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Economia. Lunedì 6 dicembre iniziamo a parlare di turismo e di festività. Insomma, mercoledì la festa dell'Immacolata che inaugura così un filotto, un periodo di giornate importanti, tra cui chiaramente il Natale, ma poi l'Epifania, ancor prima Santo Stefano, Capodanno, insomma tante festività per cercare di alleggerire un po' anche il periodo chiaramente non facile che abbiamo dovuto passare negli scorsi mesi e insomma anche in questo periodo dove l'attenzione nei confronti anche della pandemia è sempre alta. E in collegamento abbiamo Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, perché il museo ha deciso di avviare una serie di azioni straordinarie, nonché di aperture straordinarie, proprio per dare un segnale importante, ovvero il turismo sta riprendendo pian piano la sua marcia e il Museo Nicolis vuole essere in prima linea in questa fase di ripresa. Benvenuta Silvia. Buonasera a tutti, ciao. Ben ritrovata. Grazie, grazie. Dicevamo, insomma, ci si avvicina al periodo delle festività e avete colto la palla al balzo proprio per ribadire un messaggio forte. Noi ci siamo, le strutture ricettive museali, insomma, ci sono. È un momento in cui non bisogna lasciarsi abbattere, ecco, o intimorire troppo dalla pandemia, nonostante chiaramente abbia lasciato dei segni anche importanti sulla nostra economia. No, per noi è un momento comunque sempre di crescita, nel senso che anche noi cerchiamo di cimentarci al meglio e cercando di soddisfare anche le aspettative di tutte le persone. Il periodo delle festività di solito è anche un momento proprio dove ci si ritrova in famiglia, quindi un museo, e soprattutto come il nostro, che è un grandissimo open space di 6.000 metri quadrati, diventa un luogo molto importante anche per passare tempo libero e all'interno, insomma, di un ambiente sicuro e chiuso. E quindi abbiamo pensato di favorire appunto le visite durante questo periodo, perché crediamo, insomma, che soprattutto sul turismo di prossimità ci sia un segnale molto positivo ed è sempre in crescita. Perché, come si diceva, se non altro, questa pandemia ha consentito a tutti gli italiani di scoprire e di conoscere meglio il proprio territorio. E dopo lo vedremo. Diamo un'occhiata intanto al sito veronadaily.it, dove abbiamo riportato proprio questa notizia: Museo Nicolis nelle festività, aperture straordinarie e visite guidate gratuite, in particolare in due giornate che adesso Silvia ci ricorderà. E insomma, un'occasione anche, come dicevi Silvia, per dare la possibilità a coloro che rinunceranno un po' per un fattore anche economico, ma anche legato proprio all'emergenza Covid, a viaggiare, per scoprire chiaramente, chi non l'avesse ancora fatto, il Museo Nicolis, ma anche per i turisti stranieri che stanno tornando fortunatamente nella nostra città. Sì, questo è assolutamente, anche noi registriamo delle presenze turistiche, in particolare chi è abituato a viaggiare su gomma o che ha le seconde case, che comunque viene da noi, perché in ogni caso in questo momento pare strano, però siamo ancora considerati una meta abbastanza sicura. Poi io dico sempre, Verona in particolare è anche un territorio, ma tutto il Veneto lo è, molto avanzato anche dal punto di vista sanitario, siamo molto organizzati e questo è un punto di forza che forse nessuno di noi considerava, invece in questo momento ci garantisce anche una certa serenità rispetto ai flussi turistici. Poi io voglio ricordare che un museo, tutti i musei, sono luoghi sicuri, perché abitualmente noi da sempre gestiamo gruppi di persone, sappiamo contingentare, lo si fa, ecco, da sempre. Quindi un museo davvero è un luogo dove una persona si deve sentire al sicuro, perché da un punto di vista di sanificazioni vengono effettuate costantemente, ma proprio per la gestione delle persone è nostra, come si può dire, consuetudine da vent'anni, ecco, così lo è anche per gli altri. Quindi certo, siete benvenuti, con i vostri animali, perché ricordo che il Nicolis è pet friendly. È importante sottolineare anche questo aspetto. Ricordiamo allora, Silvia, queste aperture straordinarie. Si parte già l'8 dicembre con un'iniziativa particolare.
Sì, noi abbiamo pensato di regalare anche un paio di visite guidate che sono molto interessanti e molto strutturate da noi. Parliamo del costume, degli usi e costumi dell'automobile, per cui è una grande scoperta anche per le signore, non solo per gli uomini. E sia l'8 dicembre che il giorno di Santo Stefano alle ore 15 proponiamo questo bellissimo viaggio nel tempo alla scoperta di tanti aneddoti e segreti che noi viviamo tutt'oggi sulla nostra automobile moderna ed è un'occasione, insomma, carina per condividerlo. Poi dopo avremo anche delle aperture particolari, ci sono delle giornate che poi trovate sul sito, per esempio per la prima volta apriremo anche il primo dell'anno nel pomeriggio però. E questo sempre per il discorso che abbiamo fatto prima. E per favorire anche le persone che magari restano in città o i turisti, anche di andare a cedere ad una location, diciamo, al coperto, anche nel caso di Certo. freddo, di pioggia, è sempre un'alternativa molto importante. Poi, giusto per promuovere il territorio, ricordo che a Villafranca sono stati anche allestiti i mercatini di Natale con una bellissima pista da ghiaccio e addirittura una ruota panoramica e io suggerisco a tutti la visita al museo per i papà e per i figli, ma anche per le signore, e poi una cappatina in centro a vedere il villaggio di Natale, magari un giro sulla ruota panoramica. E ricordiamo che in molte di queste giornate, tra l'altro, il biglietto per i bambini fino ai 10 anni è gratuito. Allora, durante le visite guidate, se si prenota la visita guidata, ovviamente ci sarà la gratuità dai 0 ai 10 anni, per cui non pagheranno i famosi 6 euro e per gli adulti avranno lo sconto e pagheranno il biglietto ridotto. Quindi davvero abbiamo cercato di favorire un po' tutti anche durante questa esperienza. Per quanto riguarda la sicurezza, e chiudiamo qui, Silvia, insomma, voi chiaramente vi siete adeguati subito alle norme previste dal governo sul contenimento del Covid, quindi immagino ingresso con Green Pass o tampone, che rimane tuttora valido nonostante il Super Green Pass, cioè si può accedere anche con un tampone o con il vaccino, almeno fino a che siamo nella zona bianca, giustamente. Esatto, se rimaniamo nella zona bianca, sì. E, per adesso, insomma, noi giorno per giorno siamo Ah, comunque certo. collegati con il nostro responsabile sicurezza che ogni giorno ci dà le news, diciamo. Però, ripeto, tengo davvero a sottolineare anche il fatto di essere all'interno di un museo di 6.000 metri quadrati open space, Certo. perché per chi non conoscesse il nostro museo è privo di barriere architettoniche, per cui anche insomma è favorito un buon riciclo d'aria e soprattutto ognuno ha sempre un buono spazio intorno per muoversi. E ecco, questo lo sottolineo perché davvero è molto confortevole anche in questo senso. Assolutamente. Silvia, allora grazie per questo aggiornamento e per aver dato un messaggio così veramente bello e positivo, perché in questo periodo ce n'è davvero bisogno. Sei sempre molto ottimista e questo traspare anche dalle tue parole. E il suggerimento di fare un giro a Villafranca tra mercatini, ruota panoramica e magari chiaramente anche un passaggio al museo. Sembra davvero un'ottima offerta per chi decide di rimanere a Verona durante queste festività. Poi aggiungo un'ultima nota che Sì. al museo comunque è noto che una particolare soddisfazione e curiosità da parte dei visitatori è quella di ritrovare proprio dei punti fermi nella storia. In questa lunga passeggiata, che è lunga 1 chilometro, ritrovare quello che avevano fatto i nostri nonni, i nostri genitori, non è solo una bella lezione per i più piccoli, ma anche per noi adulti un ricordo, una memoria di tutte le battaglie e le questioni che hanno superato appunto le persone che ci hanno preceduti. E credo che una volta usciti dal museo ci sia anche una boccata d'ossigeno e di serenità rispetto al fatto di vedere tutto quello che è stato fatto nonostante le guerre, nonostante le vicissitudini, e noto che tante persone proprio trovano beneficio in questa riscoperta e anche, come hai detto tu, il buon umore e un po' di ottimismo che serve.
Assolutamente, e io sono stato più volte, devo dire che è un'emozione incredibile vedere auto, ma anche moto, biciclette, insomma, di periodi storici differenti contenuti all'interno di un unico luogo magico, appunto, che è il Museo Nicolis, e complimenti davvero per il costante lavoro e per i premi anche internazionali ricevuti negli ultimi anni. Grazie Silvia. Grazie a voi, vi aspetto e buon proseguimento a tutti. Grazie, Ciao. grazie mille, buona serata. E Grazie anche a voi. abbiamo capito, allora, insomma, c'è bisogno di fiducia, c'è bisogno di uno sguardo diverso anche nei confronti del futuro e ci piace sempre così invitare Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, perché ci dà sempre così una carica di energia e lo dimostra anche con le iniziative chiaramente che vengono prese, intraprese con il museo che presiede. Ora lasciamo spazio alla musica e poi torniamo con un'altra ospite.